Arturo D'Onofrio. In campo vecchie glorie locali, attori ed ex calciatori professionisti. Seguiamo il servizio. Una grande festa nel ricordo dell'opera grande di padre Arturo D'Onofrio si caratterizza per incontro tra sport e fede, la terza edizione del Social Day conclusa con la partita del cuore che ha visto alternarsi sul terreno di gioco di Visciano vecchie glorie del territorio, attori del sorriso ed ex calciatori professionisti. Tanti ospiti per la manifestazione promossa dalla SD a Visciano e dall'associazione Vesuvius in collaborazione con Telethon nel segno dell'aggregazione, dello stare insieme, contribuendo ad arginare ogni forma di barriera, mettendo insieme generazioni diverse che si sono ritrovate nella memoria di uno dei grandi simboli della storia e dell'identità cittadina, nella volontà di proseguire nel solco dell'opera di solidarietà, nella mano tesa verso l'altro, nella lezione di vita impartita alla comunità da padre Arturo. Ma la cosa più bella, la fede e lo sport insieme per portare avanti un messaggio forte, quello appunto di padre Arturo. È una manifestazione importante, ci sono tantissimi amici e la cosa più bella è che il nostro grande padre Arturo quanto prima può diventare appunto santo. Sì. Allora, abbiamo presente anche Giuseppe Garibaldi sì. Per l'occasione qui a Visciano, ma le giubbe rosse dove le hai lasciate? Devo dirti la verità, ho cambiato orientamento politico, lo sai, si cambia. E adesso c'è un altro. Adesso è giubbe covatta. Giubbe covatta. Quindi, come vedi, è una manifestazione abbastanza simpatica, ecco, piena di sentimenti, tanti bambini, palloncini, la gioia, quello che voleva appunto padre Arturo. E non abbiamo